Allora, oggi abbiamo Vittore Buzzi che sta giocando con la nuova Hasselblad. E caro Vittore, beh, sei Ciao amici, curioso, come eh? sta? Sì, sono curioso, immagino. Uno che è abituato a usare macchine sempre piccolissime con un Beh, medio formato. sì, non Però male. diceva anche Nocera, no? Inizia col piccolo formato, poi pian piano cresci, 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 fino. Beh, micro 4 terzi è un formato comunque molto ma molto interessante e furbo. Molto bene, quadrotto, anche molto più statico, molto bello per quello. Però, sai, oggi le macchine fotografiche fanno tutto, fanno veramente tutto, ed è difficile controllarle con la testa. Ci sono degli oggetti, ci sono delle macchine che funzionano meglio per certi tipi di lavoro, cioè ti aiutano a mettere meglio la testa su certi tipi di Tipo lavoro. Leica M. Tipo Leica M, tu sai che io ho avuto un M6, ho avuto un Sì. M6 per la prima macchina che mi sono comprato. Lavoravo in un quotidiano, c'era tutto Nikon per lavorare, allora pellicola, quindi c'era la D4, tutta una serie di cose così. Prima macchina che mi sono comprato, E la Leica M6. M6 col 35-2. Classico. È stato un classico e ha cambiato il mio modo di fotografare. L'approccio alla fotografia, lì ho capito veramente che volevo fare il reportage. Poi adesso, pensa che me l'ha comprata un foto quando mi sono separato. Ciao, mia ex moglie, ciao papà, grazie. Santa donna che veramente mi ha È sempre tutta aiutato. colpa tua, Non è eh? vero che è Cioè, stata colpa sì, sua. io dico sempre Ah no, colpa colpa degli mia. uomini. Ah sì. No, però in quel momento lì l'ho venduta e ce l'ha ancora. E non me la rivende più, se la tiene lui la mia M6 col 35. È giusto. Però era bella perché avevi Sì. una finestrina, poi a me piaceva usarla a F2, quindi era più lenta per mettere a fuoco e mi ha costretto a relazionarmi con le persone. Cioè, ci sono quei fotografi che vogliono nascondersi e non entrare nella scena così. E ho capito invece che potevo relazionarmi con le persone, cercare di capire, di raccontare delle storie, cercare di accettare l'altro e quel tipo di situazione l'ho imparato con la M. Quando è arrivata poi quella macchina lì mi ha permesso un'altra cosa molto bella, però devi avere cioè, la testa, deve esserci la testa perché sennò ti danno troppe cose, che era la possibilità di inquadrare com'è con la Rolleiflex a pozzetto perché aveva quella cosa di OMD, bravo, OMD, M5 sì. o M1 La M5 e l'OMD M1, sì. con 12 mm è pazzesco, Con vero? 12 mm è 12 pazzesco. F2 è cioè il mio Ma obiettivo perché preferito. per me è il mio obiettivo giusto, perché mi costringe a stare vicino alle persone, a mettermi in relazione, inizia a chiacchierare, c'è un dialogo e quello Ecco dove dov'è affinità tra te e Francesco Cito. Francesco Cito per affinità, nel senso che Francesco Cito ci conosciamo, lui lo sa benissimo che cosa c'è, nel senso quella. Francesco lui usa il 18, a me piace molto il 24 perché inizia a distorcere ma non è troppo forte l'effetto. Infatti è quello che mi manca sulla macchina che uso adesso. Adesso uso un 28, da un po' di tempo che uso il 28 e quindi sto un pochino più indietro, sto un pochino più indietro. Ma è quella, la parte bella è la relazione che tu instauri con le persone. Quindi non solo racconti la storia degli altri, ma racconti anche un pezzo di te e c'è un rapporto. È la cosa che mi piace di più, è la cosa che mi piace di più, stare con la gente. Mentre quando faccio un paesaggio, il pensiero che tu devi avere è diverso, come ti rapporti alla realtà, perché fotografare è un modo di rappresentare la realtà, perché non è la realtà, è un modo di rappresentare la realtà e di restituirla ad altri. E per me è una specie di diario, ma anche un modo di cercare nella realtà dei modi di vedere diversi e spesso che ho visto al cinema o che ho letto nei libri. Quindi, ma è divertente. Comunque,
Le macchine che ci sono adesso sono incredibili, secondo me. Il problema è che molti di noi, fotografi, fotoamatori, non riusciamo a metterci la testa, ci lasciamo prendere dalla tecnologia. Quindi è quello, è vero, quando uno dice less is more, meno robe cose, perché così ti concentri sulla foto, non sulla macchina. E devi essere più forte di una volta, certo, secondo me. Devi essere più forte di una volta. Certo. Però sai... Beh, Vittore, e tu che non volevi dare consiglio agli appassionati e hai dato grande, cioè davvero tanto? Beh, io lo dico spesso, cercate di investire su voi stessi, di iniziare a pensare il tipo di foto che volete fare. Quando avete capito il tipo di foto che volete fare, prendete la macchina che serve per fare quelle foto. Bene. È così. Grazie. Bene, grazie, allora, tanti auguri, buon Natale. Buon anno. Ok. Sì. E poi, Vittore, l'anno prossimo io ti devo coinvolgere per la workshop, eccetera, perché cioè, io voglio far sentire. Ok. Va bene, ok. No, quindi va bene. Promessa è che vorrei vederti spesso da Nodocamera. Va bene, ci saremo.